Bentornati anche oggi sul mio canale ed anche oggi per le 10 canzoni più belle cantate dalle 10 cantanti migliori degli anni 90. Mi sono fatto anche il capello cortissimo, guarda bello, mi piace tantissimo. Allora, fare la scelta relativamente appunto alle donne che hanno cantato le canzoni migliori degli anni 90 è stata una scelta fatta in maniera diversa rispetto agli anni 80, perché come sapete sono arrivati i CD, i singoli sono sempre un pochino meno e poi ho visto che la classifica ad esempio dei singoli era invasa esclusivamente, quasi esclusivamente da musica internazionale. E quindi ho fatto una ricerca diversificata fra gli album, ad esempio, sono andato a guardare anche Sanremo per fare una cosa più giusta possibile per riuscire a ricordare anche dei pezzi che avevo dimenticato, oltre a quei 5 che mi ricordavo benissimo e che ho messo in questa classifica. Quindi iniziamo anche oggi questo fantastico viaggio negli anni 90, ma prima di iniziare la classifica, tre menzioni speciali. Prima menzione speciale è del 1997. Ho scelto una canzone di un'artista che non fa più la cantante ormai, ma che è diventata un'attrice affermatissima, anche premiatissima fra l'altro. Ma che è un fenomeno degli anni 90, proprio per essere fin da piccolina alla televisione a fare la conduttrice, questo aveva colpito molti. Ho scelto una canzone che a me è rimasta veramente nel cuore di questa cantante e attrice italiana, cioè Io, te, Francesca e Davide di Ambra Angiolini. Stavi con Francesca mentre io lasciavo Davide. La seconda menzione speciale è del 92, artista molto importante nella musica italiana negli anni 80, perché è esordito proprio negli anni 80, ha fatto grandi successi proprio in quel decennio, ma io l'ho voluta premiare nel 92, perché nel 92 fa un grande cambiamento anche stilistico di repertorio e l'ho trovata bellissima in questa nuova veste. Sto parlando di Lena Violcati, l'ho menzionata e quindi in maniera speciale con un pezzo del 92 che è Canti Lena. Ultima menzione speciale del 98 ed è con questa canzone in realtà un modo per premiarla in tutto il suo repertorio, in tutta la sua carriera artistica. La cantante italiana, anche se ha sempre cantato in inglese, pezzi house da discoteca meravigliosi e io voglio appunto fare questa menzione speciale con Restless alla grandissima Neja. Allora, per fare questa classifica io mi sono fatto, come sempre, portare via, ecco, dal sentimento e dal cuore e ho scelto le canzoni proprio in questo modo, da un punto di vista assolutamente emozionale, va bene? Quindi io non so, io credo anche di accontentarvi in un certo senso. La musica per la maggior parte è molto giovane, molto fresca in questa classifica, perciò gran parte delle cantanti arrivano proprio, diciamo, da questo decennio, esordiscono proprio in questo decennio, che non è stato, come ho detto più volte, ricchissimo di grandissime cose. Negli anni 90 italiani non è che mi sono piaciuti molto, e infatti le artiste che ho scelto sono poche. Non mancheranno comunque le eliminazioni straordinarie, però io credo di aver premiato le cose un po' più rappresentative e più belle di questo decennio, va bene? Ok, numero 10 ho scelto un pezzo del 1996 di Ivana Spagna che si intitola E io penso a te. E mi sveglio al mattino che già penso a te. Al numero 9 invece ho scelto un pezzo del 1996. Allora, tutto il decennio degli anni 90 di questa grande artista italiana non mi è piaciuto particolarmente e quindi ho salvato molto poco, proprio una canzone sola a dire la verità ho salvato di questo decennio. Sto parlando di Mina e l'ho messa al numero 9 con Volami nel cuore. Ti prego, non andare via. Al numero 8 ero un po' incerto, però poi l'ho riascoltata.
e alla fine l'ho inserita nella classifica facendo una vittima illustre che poi vi dirò fra gli esclusi. Allora, al numero 8 ho messo una canzone del 92 di Mia Martini. La canzone si intitola Gli uomini non cambiano. Al numero 7 ho messo una cantante che fa il suo grande debutto negli anni 90. Allora, da qui in poi gran parte della musica sarà molto giovane, nel senso gli artisti giovani che debuttano negli anni 90 o che pure hanno debuttato alla fine degli anni 80, insomma, perciò sono artisti molto giovani, molto freschi, che io poi negli anni 90 ho preferito rispetto ai grandi nomi della musica italiana. Al numero 7 ho scelto un pezzo del 91, che sarebbe proprio l'esordio di questa grande artista, mai dimenticata, purtroppo scomparsa. L'ho scelta con la canzone d'esordio, anche se il suo repertorio è tutto molto molto bello, anche se impegnativo, ma molto bello. Ho scelto la Donna di Ibsen, canzone di Irene Fargo. E lei si abbandonò. Nel 1991 è anche la canzone che ho scelto al sesto posto. Allora, la canzone è bellissima, scritta per lei da Mariela Nava, fra l'altro, ed è una canzone che io ho amato veramente tanto in questa interpretazione. C'era tanta scelta nel repertorio di questa artista, che è stata veramente un'artista di grande successo. Era una giovane donna, una giovane esordiente che poi è diventata big. La cantante in questione è Mietta. E ho scelto però una canzone che è proprio eccezionale. Si intitola Il gioco delle parti. Fermare la corsa. Al quinto posto ho messo una cantante che ha vinto il Festival di Sanremo del 95. Allora, di lei ho tante canzoni, ho tanti dischi. Mi sono piaciute molte canzoni di quest'artista, che chiaramente è Giorgia, la cantante, che proprio negli anni 90 fa dei dischi eccezionali. Potrei citare, vabbè, l'intero disco che è stato scritto per lei da Pino Daniele, che era bellissimo. Anche quello di Esordio era molto molto bello, quello che aveva poi un po', come posso dire, appiccicato, ma molto molto bello. Però il disco, quello che conteneva la canzone che ha vinto Sanremo del 95, aveva delle canzoni in gran parte scritte da Gatto Pancieri. Voi sapete com'è bravissimo quest'uomo a scrivere le canzoni. E ha scritto per lei un capolavoro che io ho scelto assolutamente. La canzone si chiama Riguarda noi e al quinto posto ho messo Giorgia. Al quarto posto, poco prima del podio, ho scelto una nuova proposta degli anni 90 che è stata esplosiva, veramente, veramente esplosiva. E sto parlando della grande Irene Grandi. Allora, Irene Grandi fa un genere che non sempre mi appassiona, voglio essere proprio sincero, però c'è una canzone magnifica del 94 all'interno del suo primo album, credo, quello che includeva fuori, che è veramente eccezionale. La più bella canzone di Irene Grandi, assolutamente, che ho messo al quarto posto, si intitola Cose da Grandi. Non vivo male. E adesso il podio. Allora, in questa classifica, io credo che l'avrete notato perché chi mi conosce si rende conto quando una cosa mi emoziona e quando una cosa la racconto tanto per raccontarla. Allora, questa classifica l'ho tirata abbastanza veloce perché alla fine poi ho scelto le canzoni che a mio parere erano le più belle degli anni 90, cantate dalle donne, come il titolo dice. Però non mi sono emozionato tantissimo nel comporre questa classifica perché, come vi ho detto più volte, gli anni 90 e specialmente cantati dalle donne sono appunto degli anni poco emozionanti, gli anni 90, canzoni che durano 4 minuti e mezzo, 5.000 ritornelli sempre uguali, i cori, le risposte, insomma le canzoni pompose, barocche alla Pippo Baudo. L'ho sempre detto, la musica degli anni 90, l'Italia, ecco, la musica italiana negli anni 90 non è stata eccezionale per quanto mi riguarda, poco emozionante, molto tecnica, ma poco emozionante, cioè il cuore veramente era perduto chissà dove. Ed infatti la scelta delle canzoni l'ho fatta proprio più da un punto di vista stilistico, se non vuoi, perché gli anni 90 io li ascoltavo più tecnicamente
che non con il cuore. Tranne che per le tre canzoni che vi dirò, che ho messo sul podio, che stranamente, pur essendo degli anni 90, mi hanno emozionato. Però sono tutte canzoni che fanno parte della seconda metà degli anni 90, quando si cominciava a sentire qualcosa di nuovo che arrivava e che poi sarà molto importante e determinante negli anni 2000, quando ci lasceremo alle spalle finalmente gli anni 90. Al terzo posto ho scelto una canzone del 99, la più bella canzone di questa cantante. Ce ne ha altre due che però sono già negli anni 2000. Ho scelto Un inverno da baciare di Marina Rei. L'emozione di questa canzone che ho provato è tantissimo nell'uso della voce. Per la prima volta, forse, si comincia a sentire un po' di autotune nelle canzoni italiane ed è bellissimo questo suono ed è molto emozionante. Io ricordo che mi emozionò e poi il testo è veramente eccezionale e Marina Rei, a mio parere, in questo genere musicale è al massimo l'apoteosi di Marina Rei, assolutamente. Al secondo posto ho messo una cantante che fa il suo esordio proprio negli anni 90 e poi diventerà una delle cantanti più importanti della musica italiana ancora oggi, cantando canzoni tutto sommato semplici, no? Però cantate in una maniera talmente italiana che piacerà a tutti, in tutti i continenti, in tutto il mondo. Ma sorvolando su i suoi successi più importanti come La solitudine, Strani amori, Non c'è e via dicendo, io in realtà mi sono emozionato con la Pausini su una canzone del 96 di un album bellissimo che contiene appunto questo pezzo. È uno degli album che ho amato di più della Pausini. La canzone che ho scelto si intitola Due innamorati come noi. Innamorati come noi. Al primo posto Rullo i tamburi. Ho scelto una canzone del 1998. Allora, l'esordio di questa artista, che poi scopriremo essere italiana, è un esordio fantastico, cioè la ameremo veramente tanto. La sua carriera sarà sempre bellissima e sempre costellata da pezzi meravigliosissimi. Allora, prima parte della carriera sarà internazionale, o almeno così sembra, perché poi in realtà lei canterà solo per l'Italia gran parte delle sue canzoni e gran parte dei suoi dischi usciranno solo in Italia. Ma sarà una cantante che canta in inglese, un inglese magnifico di questa cantante, che io ho scelto al numero uno proprio con una canzone del suo album d'esordio. Poi la sua carriera continuerà e farà dei cambiamenti fino a diventare una cantante italiana a tutti gli effetti, anche se però talvolta non si risparmia mai, no? Nel cantare di nuovo in lingua inglese, perché è la sua lingua preferita e dove a mio parere rende anche meglio, ti dirò. Al primo posto ho messo il capolavoro più importante degli anni 90. Nel 98 è uscito un album di Elisa e dentro c'è la canzone più bella degli anni 90. Si intitola A First For Me. Lo so, molti di voi mi diranno come ti sei permesso di escludere ed eliminare. Allora, sì, è vero, sono stato spietato, specialmente con i cantanti anziani, diciamo. Ho salvato giusto Mina, Mia Martini. E sono le uniche due poi, alla fine, perché tutto il resto è molto fresco. Ma chi ho escluso? Ve lo dico. Allora, ho escluso, ad esempio, Anoxa, che negli anni 90 ha fatto tante cose, però aveva dato talmente tanto negli anni 80 che poi negli anni 90 io ho salvato soltanto Donna con te, che era arrivata poi a undicesima in questa classifica e quindi non è rientrata nei primi 10, perché negli anni 90 a me Anoxa non è piaciuta molto, voglio essere sincero. Come purtroppo non ho salvato Carmen Consoli, perché a me lei piacerà tantissimo dal 2000 in poi. La stessa cosa vale per Alexia, non me la sono dimenticata. Alexia negli anni 90 è stata veramente fantastica, l'abbiamo ballata in tutti i modi praticamente, è stata veramente stupenda negli anni 90. Però
io ho voluto premiare Neja, che poi perderemo purtroppo negli anni 2000, mentre Alexia farà un cambiamento e diventerà una cantante italiana più che altro, e quindi probabilmente in quell'occasione sarà presente, fra le altre che vittime. Cioè non ho messo Fiorella Mannoia, che avevo scelto invece con Oh, che sarà, che era bellissima. Canzone che è una cover in realtà, ma lei l'aveva fatta veramente magnifica, magnifica. Ed è una canzone che io ho amato tanto, ho fatto anche tante volte dal vivo, proprio nella versione di Fiorella Mannoia, perché mi è piaciuta tantissimo in questo repertorio, no? Però va bene, ho detto Fiorella Mannoia l'ho già citata tante volte, probabilmente la riciterò. E perciò inseriamo Mia Martini, via, ho fatto questo switch. Eliminata, eccezionale, Girardina trovato, perché nonostante mi sia piaciuta tantissimo, non mi ha mai emozionato particolarmente, anche su pezzi belli, tipo ad esempio Vivere, no? Che era magnifico. Però l'espressione, cioè Girardina trovato come interprete, non è mai riuscita ad arrivarmi proprio nel profondo ed è rimasta un po' più esterna, diciamo così, pur avendola apprezzata tantissimo. Ed infine l'esclusa clamorosissima per Paola Turci. Paola Turci io l'ho sempre amata tanto e mi ha anche emozionato, fra l'altro. L'ho lasciata in riserva perché ho da inserirla in una classifica diversa, che è anche un po' più recente. E quindi ho detto, vabbè, dai, la inserirò con un'altra canzone in un'altra epoca. Io vi ringrazio anche oggi per aver seguito la classifica delle 10 canzoni più belle cantate dalle 10 cantanti migliori degli anni 90. No, è da ridere perché negli anni 90 mi emozionavo su Christina Aguilera, su la Britney Spears, capite? Non mi emozionavo sui cantanti italiani. Quindi la scelta, veramente, ho dovuto fare una ricerca per trovare delle canzoni. Voi non avete idea, la musica italiana per me negli anni 90 non esisteva. È questo il senso. Iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella. Era meglio se era internazionale questa classifica, mi sarebbe piaciuta di più. Vi aspetto la prossima volta, ciao!